Bergamo avrà un nuovo spazio dedicato all'arte e alla cultura. Uno spazio che si aggiunge ai tanti spazi culturali della città. Questo arriva per iniziativa della Fondazione Pesenti, che anticipa un pezzo del progetto che avevamo già presentato di trasformazione dell'area dell'ex Gress in fondo a via San Bernardino ai limiti del parco agricolo, a due passi da San Tommaso e da Colognola. Dove c'era la produzione del Gress nascerà di fatto un nuovo quartiere con attività molto diverse, produzione agricola, spazi per le start-up, ma questo succederà un po' dopo. Quello che succede subito, con cantieri attivati già nel 2022, è che un grande capannone industriale verrà conservato ma trasformato in uno spazio per l'arte contemporanea, per conferenze, spettacoli. E è importante che questo avvenga verso la periferia della città, come già era successo con la trasformazione della centrale di Dasta e Spalenga. Come quello è stato un successo, sono sicuro che anche questo lo sarà. Fondazione Pesenti dimostra anche con questo intervento molto importante una grande attenzione per l'interesse pubblico e per il coinvolgimento di tutta la città e dei cittadini. Sì, la Fondazione da tantissimo, da sempre, da quando è stata costituita, collabora con Bergamo, le sue istituzioni, il suo contesto sociale, quindi l'università. Con l'università abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo, penso, una conoscenza molto profonda del contesto sociale di Bergamasco, che ci permetterà di proporre in questo progetto, in questo Gress Art, delle iniziative che creino delle opportunità vere per la città. Come è nata l'idea di Gress Art? Il progetto è, diciamo, il primo seme di un progetto molto più grande sul sedime industriale, ex industriale del Gress, e nasce dal fatto che nel 2023 Bergamo e Brescia saranno capitali della cultura, quindi abbiamo intercettato le due traiettorie, la traiettoria di Bergamo e Brescia e la traiettoria di Gress, del Gress, di questo progetto di rigenerazione urbana. Inizia con l'arte contemporanea, però sarà un contenitore di cultura. La cultura si rappresenta in tanti modi, con tante modalità. Potrebbe essere arte contemporanea e per poi declinarsi in mille altri modi. Nasceranno iniziative in collaborazione appunto con le altre istituzioni e le altre entità che gestiscono la cultura Bergamo. Quindi per il momento si pensa al contenitore e poi... E poi metteremo a punto, ricordiamo che c'è poi un progetto, già un master plan, progetto macro su Bergamo Brescia capitale della cultura, quindi noi dovremmo innestarci dentro questo schema che è già stato costituito. L'investimento è importante? Assolutamente sì, però insomma il sedime è anche enorme, quindi insomma diciamo, un piccolo investimento di un progetto che sarà molto ancora molto più grande.